una vergogna assoluta che in questo paese un presidente che si spaccia per sinistra ci attacchi in questo modo. Poi la santificazione di Marchionne sicuramente ci ha fatto restare decisamente male. Andare all'estero a santificare un uomo che ha ridotto la Fiat in quel modo che è stata ridotta, addirittura è stata cancellata oggi dalle borse, che porta i soldi all'estero, quindi dare la possibilità a coloro, anzi dicendo addirittura che è bene portare i soldi all'estero e dicendo addirittura ai nostri padroni che si può licenziare per creare i posti di lavoro. Mi dispiace perché oggi avevamo là dei ragazzi che sarebbero venuti con noi. Purtroppo hanno già le catene ai piedi, perché sono lì che aspettano la voce del Messia che gli possa dire ti abbiamo confermato. E questo in questi 2 anni, tra l'altro con la Fornero, noi abbiamo avuto la possibilità di riempire le fabbriche, di avere meno disoccupazione, ma non mi risulta, come tutte le politiche, io sono 39 anni che lavoro, ma in questi anni ne abbiamo provate tutte, ma tutte le volte che il governo è intervenuto per quanto riguarda l'occupazione è sempre stata zero. La protesta di oggi è contro un esponente di governo non eletto dalla gente, che si dà un programma tanto per cambiare antioperaio. Continua a mantenere una situazione di grande disoccupazione, fa l'elogio della precarietà pensando di risolvere i problemi dei padroni così, ma soprattutto mettendo in ginocchio tutta la popolazione del nostro paese, ai lavoratori, ai cittadini, agli studenti, che io credo sia il momento che anche loro diano un segnale di rifiuto di questa realtà, perché proprio va rifiutata. Credo che sia stato giusto prendere anche tutta quest'acqua, però almeno dare il senso di una protesta ferma contro questo governo. Sembra che nonostante il clima, che è del tutto inclemente, io penso che sia andata bene. Soprattutto penso che sia andato bene il fatto che qui in piazza c'erano tanti soggetti, non c'era solo l'RSU Fion della Same che ha lanciato il presidio, ma anche tanti soggetti che si sono aggregati dopo, oltre a tante altre fabbriche della zona, anche la gente delle case, degli sfratti, l'Unione Inquilini Asia. Quindi io penso che sia importante questo. Credo che nessuno di noi basta a se stesso in questa situazione qui, quindi credo che sia fondamentale metterci insieme. Anche insieme non siamo sufficienti, quindi però almeno dobbiamo avere l'intelligenza di metterci insieme chi davvero vuole contestare. Ripeto, chi davvero vuole contestare. Il senso è che noi dobbiamo dirgli a Renzi che non siamo d'accordo con la sua politica, non siamo d'accordo con quello che sta proponendo, però caspita, dobbiamo farlo in maniera forte. Quindi credo che iniziative come queste, che partono dalla base e che hanno le caratteristiche di essere per davvero conflittuali, senza attese, senza, credo che siano insomma importanti.